Ciao ragazzi, siamo sul passo del Bracco, nel meraviglioso Pippocella, la curva di Pippocella, potete vedere quindi la location più bella in assoluto al mondo, per presentarvi la Twingo RS, che è stato il mio ultimo acquisto, una gran macchina eccezionale, che vi descriverò oggi. Allora, questa è una versione cup, è una versione cup, quindi con telaio migliorato rispetto alle normali. È più rigida, più bella, è più veloce, è molto più stabile e più intuitiva. Come potete vedere, la macchina è perfetta, è stato un affare a prenderla e sono molto felice di averla presa. Rispetto alla versione normale è più larga, più bombata, lo si può vedere tranquillamente le bombature, c'è la chida 17, le minigonne spaziali si possono vedere rispetto alla Twingo normale. Cosa posso dire? C'è Cosa posso dire? Fa un uso molto aggressivo e molto bello, perché si può vedere dal paraurti, sicuramente migliorato, profilato, è una gran bella macchina, eccetera, eccetera. Adesso ve la presento da dentro. Scusate un po' il disordine, comunque potete vedere i sedili molto contenitivi Renault Sport. La macchina è tutta originale, non ha assolutamente niente di non normale. Sopra le cose, le minigonne bellissime, questa cosa qua che si vede, eccetera, eccetera. E adesso vi ci porto a fare un giro. Sentite che suono. Vabbè, adesso non lo potete sentire ovviamente perché c'ho i finestrini chiusi, però. Si parte. Questo è il magnifico tratto del passo del Bracco che va da Pippocella in direzione Tagliamento. Allora, cosa vi posso dire? La macchina è veramente spaziale, bellissima, perché segue tutte le traiettorie, tutti gli input che gli dai, lei li segue. Questo è dovuto anche al telaio cup, di cui questa macchina è dotata fin in origine. È molto divertente. Ovviamente puoi divertirti anche senza esagerare con l'acceleratore e posto. niente, la macchina è molto intuitiva, ti ci puoi divertire anche senza esagerare. Ovviamente se tu gli richiami di andare, lei va senza nessun tipo di problema. Questa qua è la curva che chiamiamo la curva gemella, ed è una curva molto bella che va sempre presa comunque in seconda, perché se tu la prendi in terza ovviamente ti porta largo. Oggi c'è anche l'asfalto che non è dei migliori, è un po' viscido, non so se sente rumore. Questa qua è la chicane che porta sul rettilineo di Baracchino. La macchina funziona sempre bene, qualunque comando tu gli dai, lei è sempre pronta, è sempre felice di accontentarti in tutto. Ecco, adesso vi dico la parte negativa. La parte negativa di questa macchina è il cambio, in quanto è un cambio che secondo me non è assolutamente adatto a questa macchina qua, a questo tipo di macchina qua. Non capisco perché in Renault purtroppo non hanno risolto questo problema qui, che è un peccato vero. Praticamente, tanto è un cambio sicuramente non adatto, nel senso che loccia un po', e non è che sia un problema della macchina, perché la macchina funziona benissimo, non ha nessun tipo di problema, a parte ovviamente il classico problema tra terza e quarta, che ovviamente gratta un attimo, perché la macchina comunque in questione c'ha 150.000 km, quindi poverina, la sua vita l'ha fatta, però comunque è tutto nuovo. Detto questo, praticamente io ero abituato al cambio della mia vecchia e meravigliosa Toyota MR2, che aveva un cambio perfetto, veramente meraviglioso, una macchina che aveva 20 anni. Paragonato al cambio dell'MR2, questo qua sembra un giocattolo rotto. Detto questo, adesso questo era l'unico neo, perché comunque stiamo parlando di una macchina eccezionale per tutto il resto. L'unico neo, diciamo, che è il cambio, perché il motore ovviamente gira alto, è affamato di giri, e quindi per farla sentire andare forte ha bisogno assolutamente che tu la fai camminare, che la tiri su di giri. C'ha
c'ha un range di lavoro, questa macchina qui lavora dai, diciamo, dai 5,5 fino ai 6,5-7. Adesso cerco di farvi vedere una partenza. Ecco, la sentite? Ecco, la macchina lavora così. E come tutte le macchine di questo tipo qua, ovviamente è una macchina affamata di giri, però poi tu arrivi nella curva, la infili, la macchina segue perfettamente tutto il l'impostazione che tu gli dai e niente. Quindi vi posso dire per il momento, per scuola, il primo video che faremo su questa macchina qua, perché come ripeto oggi l'asfalto è un po' bagnato, quindi non si può esagerare neanche volendo, e il prossimo video che vi farò vedere, poi vi farò vedere con l'asfalto migliore, magari un po' più particolareggiato. Comunque vi posso dire per il momento che da 1 a 10 a questa macchina qua gli do un bel 8 e mezzo, e quell'1.5 glielo tolgo solo per via del cambio, se no sarebbe perfetta. Adesso vi saluto da Mystery Man. Adesso mi fermo qui un secondo. Ci fermiamo un secondo. Un saluto caro da Mystery Man. Questo è il primo video che farò di questo tipo qui e spero che vi sia piaciuto. Ovviamente la prossima volta mi prodigherò di avere più telecamere, più visualizzazioni da tutte le parti, più visuali, così almeno sarà più bello il video. Però per il momento questo è il primo. Vi auguro una buona domenica e buona giornata. Ciao!